Consorzio delle Cinque Terre è impegnato ovviamente in quella che è la promozione turistica e soprattutto in un'offerta anche destagionalizzata. Si può visitare il territorio sempre, ogni stagione va bene? Ogni stagione a seconda di quello che uno poi desidera fare. C'è la stagione balneare che è più, non solamente, ma è più dedicata chiaramente alla balneazione, ma non esclude mai comunque anche i sentieri e la fruizione interna, del territorio interno, che di prevalenza però è battuto in primavera, e nei mesi anche invernali, che comunque c'è anche nei mesi invernali ci sono molti parapendii, per esempio, che vengono nella nostra zona a fare parapendio, perché sono coste che si prestano molto bene. Quindi sostanzialmente l'offerta turistica risponde a ogni tipo di esigenza, non solo un turismo giovane, magari di questi sport un po' più estremi, ma anche chi gradisce un po' più di tranquillità. Sì, sicuramente. Quante strutture fanno parte del consorzio? Del consorzio attualmente fanno parte 39 strutture, sparse su tutto il territorio delle Cinque Terre, quindi Monterosso, Vernazza, Corniglia, Rio Maggiore e Manarola. Anche voi alla BIT siete presenti per promuovervi come consorzio e ci sono particolari richieste che state valutando da parte del mondo turistico? Ma per noi in questo momento poi no, tutte le richieste sono ben accette. Cerchiamo magari di prepararci al meglio ai vari tipi di richiesta, perché possiamo veramente diversificare sul tipo di domanda che ci viene fatta. Abbiamo un territorio che consente di diversificare l'offerta. Le vostre strutture invece a tavola proporranno ovviamente quelli che sono i prodotti tipici? Sì, i prodotti tipici, che sono il nostro prodotto tipico ittico è il pesce azzurro, quindi cerchiamo di promuovere quello. Chiaramente l'offerta è anche molto generalizzata, quindi andiamo incontro alle esigenze di chi viene a fruire dei nostri servizi, ma abbiamo ancora un po' di pesca locale, un po' di la vinicoltura soprattutto, che viene ancora seguita e si sta facendo anche uno sforzo per cercare di riprendere tutti i territori che erano stati abbandonati, perché c'è stato anche questo fenomeno e adesso si sta cercando di riprendere pian pianino e con fatica, perché non è un territorio comunque semplice anche dal punto di vista proprio della lavorazione. Cioè, però io penso che il sorriso del turista alla fine paghi i vostri sforzi e quelli del territorio nell'insieme. No, ma sicuramente è un territorio molto particolare, quindi molto spesso chi viene alle Cinque Terre è proprio perché ama le Cinque Terre, o comunque se le viene a scoprire poi ritorna. Perché ha una particolarità unica, no? Nel suo genere. Cerchiamo di ripartire anche se a seguito dell'alluvione che c'è stata, ci stiamo preparando e contiamo comunque di ripartire sicuramente da Pasqua.